gli intricati misteri del sesso nell'antica Cina. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. In Cina, finalmente vengono svelati al pubblico 4 album di pitture erotiche dipinte su seta, a lungo nascosti e proibiti, realizzati tra la fine della dinastia Ming, 1368-1644, e l'inizio della dinastia Qing, 1644-1911. Questo periodo segna un'epoca di grande fioritura artistica, seguita da una svolta conservatrice. L'Asino d'Oro, casa editrice, presenta queste opere nel volume Il Palazzo di Primavera, Arte ed Eros in Cina, con un'elegante veste grafica curata da Lori e Li. Queste creazioni rivestono un'importanza non solo artistica, ma anche storico-culturale, offrendo al pubblico, anche a coloro non esperti, un'occasione per esplorare un mondo in gran parte sconosciuto. L'antica Cina, caratterizzata da una cultura atea, libera dal dogma religioso e dalla stigmatizzazione del desiderio femminile, a differenza di quanto accaduto nei secoli nella cultura ebraico-cristiana in Occidente. Queste opere, giunte in Italia nel 1949 in modo avventuroso grazie al sinologo Giuliano Bertuccioli, che le occultò con copertine raffiguranti massime confuciane, narrano in modo naturale la vita sessuale di uomini e donne, senza timori o pudori. Questo aspetto risalta ancor di più se confrontato con la storia dell'arte italiana, dove per secoli l'iconografia è stata influenzata dalla Chiesa. Perfino nel Rinascimento, pittori come Tiziano, incarnando un approccio carnale e pagano, rappresentavano l'eros profano, con donne sontuosamente vestite, mentre la nudità femminile era associata al sacro. Un altro esempio significativo è dato dalla Controriforma, che impose le brache ai nudi michelangioleschi della Cappella Sistina. Nella cultura cinese, l'idea del sacro è assente. In questo genere di pitture erotiche, l'attrazione sessuale tra uomo e donna è rappresentata senza censure, afferma il sinologo Federico Masini, mentore di questa pubblicazione insieme a Bruno Bertuccioli. Il cosiddetto manuale del sesso era un antico genere letterario già presente 2000 anni fa in Cina, che ha sopravvissuto per secoli prima di essere oscurato dal puritanesimo confuciano. Si trattava di raccolte sapienziali e intuitive sul mondo e sulla vita quotidiana che affrontavano il tema della vita sessuale con delicata precisione. Questo ha portato all'ipotesi che queste pitture erotiche avessero anche una funzione didattica, come album da regalare alle giovani donne. Bruno Bertuccioli scrive nell'introduzione al libro: «Questi libri del cuscino o libri della sposa venivano offerti come augurio alle fanciulle per liberare, secondo i dettami delle pratiche taoiste, le forze positive dello yin e dello yang, ovvero per imparare a lasciarsi andare. Le scene erotiche o romantiche di corteggiamento sono spesso ambientate in giardini in fiore, evocando l'importanza di un rapporto armonico tra uomo e natura, tra microcosmo e macrocosmo. Questo richiama il concetto di Tao, la filosofia naturalistica che si diffuse nella Cina antica, invitando a considerare la vita sessuale come un elemento importante per la longevità e il mantenimento di una buona salute, sia fisica che mentale. La tradizione taoista è stata a lungo molto rispettata dai cinesi, diversamente dal confucianesimo dei burocrati di Stato che imponeva una rigida morale, la sessualità era considerata un fattore fondamentale per la società, non solo finalizzata alla procreazione, ma importante anche per lo sviluppo psichico dell'uomo e della donna, spiega Masini. A differenza della tradizione giapponese degli shunga, un genere erotico colto che coinvolse anche maestri come Hiroshige e Utamaro, le illustrazioni cinesi sono prive di elementi guerreschi. Gli Chungong Hua cinesi, ovvero le pitture del Palazzo di Primavera, sono del tutto prive di questo tipo di elementi. Non vi si trovano mai rappresentate armi. I cinesi, del resto, sono sempre stati un popolo pacifico, precisa il sinologo, professore ordinario della Sapienza.
Quanto al ruolo della donna nella lunga storia cinese, Marina Miranda, nel saggio Donne e sessualità in Cina, pubblicato in questo volume dell'Asino d'Oro, ricostruisce che raramente è stata libera. Nel libro, la sinologa ripercorre la storia delle concubine imperiali, delle madri di famiglia confuciane e delle rivoluzionarie in giacchetta grigia e dall'aspetto desessualizzato. Miranda sottolinea che le unioni matrimoniali socialiste dovevano essere finalizzate a servire il popolo e l'impegno sul lavoro. La sessualità, anche nella Cina rivoluzionaria, era pertanto repressa e la politica del figlio unico costrinse molte donne ad abortire, come narrato da uno scrittore, il premio Nobel Mo Yan nel romanzo Le rane e in molti altri racconti pubblicati in Italia da Einaudi. In queste pitture, tuttavia, emerge qualcosa di diverso e forse ormai perduto. Si nota, ad esempio, che in queste scene non di rado è la donna a prendere l'iniziativa sessuale, attratta più dalla sua arte musicale e poetica che dalla prestanza fisica dell'uomo. Gli organi genitali sono appena magnificati, quasi a voler indicare che il rapporto, il corteggiamento e la scelta del partner non sono dettati dalla robustezza corporea o da fattezze ricercate, ma, fa notare Masini, sono il frutto di pura attrazione intellettuale. Un dettaglio misterioso è che, anche quando completamente nude, le donne indossano sempre scarpe tanto raffinate quanto piccole. Masini approfondisce questo aspetto spiegando che la questione dei piedi nella cultura cinese è complessa. Sono percepiti come una parte intima al pari degli organi sessuali. I piedi delle donne sono seducenti, per questo vengono tenuti nascosti. Quanto alla rarità di questo tipo di pitture, Masini scrive: gli album di questo genere, di cui oggi si conosce l'esistenza, sono pochissimi, non più di una decina. Egli suggerisce che, nonostante ciò, potrebbero esserci stati molti altri generi e tipi di tali raccolte, ma la censura della bigotta dinastia Qing e la storia della Cina moderna hanno oscurato completamente queste immagini. Anche il regime comunista, nel suo impegno contro lo sfruttamento sessuale delle donne, ha voluto cancellare ogni memoria della tradizione letteraria e artistica dell'erotismo cinese. Ciò nonostante, l'erotismo cinese sia ormai parte dell'immaginario collettivo occidentale sulla Cina. Sorprende il fatto che ancora oggi centinaia di queste opere possano essere nascoste nei caveau delle biblioteche senza poter essere divulgati. Dal punto di vista della scabrosità, queste immagini ai nostri occhi non rappresentano nessuno scandalo, ma resta un veto alla loro diffusione. Il popolo cinese, che ha subito la censura imperiale, continua ad essere censurato ancora oggi. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.